Morone è il simbolo, il capitano di attenzione, è un po' come il maestro, la professoressa, quindi fate attenzione. No, volevo ricordare che hanno partecipato quest'anno in complessivo 20 tra scuole e istituti di accoglienza e cooperative, quindi è un numero straordinario e questo è un assaggio di quello che avremo alla premiazione. Immagino cosa succederà alla premiazione, perché non so dove riusciremo a contenere tutti i partecipanti, ma noi ovviamente questo abbiamo grande gioia. Quindi devo dire che la premiazione, abbiamo fatto poi il coupon, lo ricordo, dovete far notare che le vostre mamme, le vostre nonne, tutte le zie, tutti, perché avete il vostro nome con la vostra scuola e il vostro istituto, quindi verrà pubblicato sulla Gazzetta di Parma con due uscite fino al 13 di gennaio che è Sant'Ilario, quindi partiranno le lezioni dal 8 di dicembre e si arriverà fino al 6 che è l'Epifania, ma le votazioni potrete portare i coupon sarebbero più buoni con la crocettina da mettere col vostro nome che andrà portati fino al 13 di gennaio per Sant'Ilario. Ecco, volevo precisare perché mi pare molto importante. A questo punto diamo la parola al maestro, posso dire professore maestro d'orchestra, che diciamo, Morone. Sì, sì. Poi un bel applauso però per Morone. Ciao Bimbi, ciao a tutti, io sono molto felice di essere qui. Perché anche io ho 3 bimbi che hanno 9, 7, è 1 anno e mezzo, quindi insomma sto sempre con loro, mi fa molto piacere. Però io insomma, noi stiamo già iniziando, prima di iniziare con le vetrine abbiamo iniziato a occupare la casa, la nostra stanza a letto, la stanza a letto dei bimbi. Io ho un grosso problema perché in casa ho una serpe. C'è un bimbo che ti fa dell'Inter e c'è la stanza tutta addobbata, diminuito, Snyder, quindi purtroppo questo grosso problema. Però poi insomma addobbate intanto la stanza con le foto del padre. E poi per le vetrine poi ci metteranno insomma tutti i professori e tutti quanti. Adesso il mio compito sarà quello di convincere mio figlio a fare il Parma, a parte che lo fa, però quando c'è Parma e Inter è un po' in difficoltà. Negli ultimi 3 anni è sempre pianto perché abbiamo sempre vinto, però quando finisce la partita spesso mi dice quando Parma vince con l'Inter, però ti favo anche per il Parma, mi ha detto, l'altra sera mi ha detto ti favo anche per il Parma. Invece l'altra, la piccolina, era innamorata di Ronaldinho, io così, non so più cosa pensare, però adesso si è convertito per il Parma, era giusto un pensiero, insomma, per raccontare un po' quello che succede nella mia famiglia, un po' quello che succede nella famiglia di tutti voi. Faccio un grosso saluto, un grande augurio di buon Natale, perché alla fine insomma non ci vedremo e sempre forza Parma, un abbraccio.